Ciao a tutti, sono Kuro Lili e bentornati in un nuovo episodio di Pokémon Zaffiro. Eravamo rimasti proprio davanti alla Lega Pokémon, infatti dovevamo percorrere tutta la lunga strada per vedere che cosa ci attende, che cosa ci aspetta dall'altra parte. Bene, fatemi entrare. Da qui in poi possono proseguire solo gli allenatori che hanno conquistato tutte le medaglie. Controlliamo le tue medaglie. Coraggio, allenatrice, abbi fiducia nelle tue capacità e nei tuoi Pokémon. Sempre. Oh, che bello! Si sente il rumore di una porta che si chiude. Oddio, bellissimo! Chissà chi sarà il primo. No, è stupendo, ragazzi. Una porta bianca? Che cosa ci sarà dall'altra parte? Forse terra? Forse terra. Mettiamo Brillum per primo. No, non lo so, ho questo sentore, vedendo quello che, insomma. No, invece mi sa che mi sono sbagliata. Chi sei tu? Benvenuta, sfidante. Sono Fosco dei Super 4. Ok, che Pokémon hai, Fosco? Mi piace il tuo sguardo fiero. Ci aspetta una grande sfida. Non sto nella pelle. Bene, diamo il via a questa lotta. Una lotta come se ne possono vedere solo la Lega Pokémon. Sarà divertente. Non è che sono altissimi, siano altissimi i miei Pokémon, eh? Che figo, Fosco. Avrà Pokémon buio? Mighty Hyena. Porca miseria, me lo sentivo. All'inizio avevo pensato terra. Dopo ho capito che probabilmente era buio guardando proprio il personaggio, non lo so, mi... O era buio... No, spettro non poteva essere, era per forza buio. Vai, stramontante. Senza paura. Benissimo. Ah, ha resistito. Ha resistito con poco, ma ha resistito. Brillum, ti prego, avvelenalo. Vai, facciamo un altro stramontante. Ok, ha usato ricarica totale, quindi deve partirmi lo stramontante. Ti prego, Brillum, fai il tuo lavoro, dai. Porca miseria. Brillum. Niente, 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 niente. Porca miseria, riduttore. Ok, allora curiamolo. Subito proprio. Dovrebbe bastare, mi devo solo togliere sta confusione. Avrei dovuto toglierla subito. E che speravo di riuscire a fargli almeno un attacco. Perché non riesco ad avvelenarlo? Dovrebbe avvelenarsi da solo. Dai, ti prego, perché non entra Spargispora? Deve triggerarmi lo Spargispora. Ok, vai, io ci provo adesso a finirlo, eh. Secondo me ora ce la facciamo. Vai, lotta. Stramontante. E salutami il Mighty Hyena. Manda Absol e noi continuiamo con il nostro Brillum, anche se dovrei curarlo in realtà. Proviamo a fargli subito uno stramontante? No, meno male. Ok, e anche l'Absol ci saluta. Bravissimo, Brillum. Contro Shiftry... Io manderei Altaria. Sì. Mando proprio Altaria. Ah, e grazie per il chiarimento, ragazzi. Non sapevo che... Non avevo capito che i Pokémon quando si mega evolvevano cambiavano anche tipo. Non l'avevo assolutamente capito. Quindi grazie. Volo. Vai, facciamo un bel volo. Vabbè, non ci fa troppo danno di bruciare. Ah, però tentenna. Dai, riprova. Non abbiamo bisogno di mega evolverci. Mi basta un volo. Più che altro perché appunto mi avete spiegato che è volante e poi diventa folletto. Cioè, drago volante diventa drago folletto. Dai, però, che me lo evita, mannaggia. Forza Altaria. Su, facci vedere quello di cui sei capace.
Bam! Bravissima. Ciao, Shiftry. Contro Sharpedo, invece, vediamo un po' chi mandiamo. Io gli mando Manectric. Vai, Manectric. Potrei anche usare la Mega. Ma secondo me non ce ne sarà bisogno. Tuono. Mamma mia. Bellissima l'animazione di Tuono. Ancora non l'avevo mai usata. Contro Cacturn mandiamo il Camerupt. Io ragazzi vi assicuro veramente che... cioè, non li ho allenati per conto mio. Cioè, ho fatto semplicemente la storia principale e sono così perché non gli ho mai tolto il condivido esperienza. Probabilmente avrei dovuto farlo, ma non l'ho mai fatto e quindi... i Pokémon sono abbastanza alti, nonostante io non li abbia livellati più di tanto. Ok, lui si è protetto. Riproviamo un altro lava sbuffo. Perfetto. Ciao Fosco. E vabbè, ho perso. Ma non importa, è stato divertente. Beh sì, scommetto che troveremo altre sfide più avanti. Ascolta bene quello che ti sto per dire. Tu hai la stoffa della campionessa. Entra nella prossima sala e preparati a una nuova sfida. Ok, allora, prima di tutto curiamo i nostri Pokémon e poi andiamo. Eccoci nella prossima sala. Questa mi sa di Pokémon Spettro. Sì, dai colori, di solito il viola. Ma bellissima anche questa, stupenda. La seconda Super 4 ci attende. Vediamo un po' chi sarà. Oh, si muovono pure i lanternini cinesi, avete visto? Ho paura a parlarci. Forse prima meglio se cambiamo Pokémon. Tanto è Spettro sicuro. Ho messo Gardevoir per prima. Purtroppo non ho né Pokémon di tipo buio, né attacchi buio, né Pokémon Spettro. Quindi l'unica cosa che posso fare è provare a mettere, proprio un Pokémon casuale contro cui non hanno debolezza. Ah ah ah. Sono Esther dei Super 4. Sembra un po' troppo allegra per essere Spettro. Sul Monte Pira ho imparato a entrare in sintonia con i Pokémon di tipo Spettro. Allora sì. Il legame che ho stabilito con i miei Pokémon è molto profondo. Avanti, fammi vedere se riesci a dare del filo da torcere ai miei Pokémon. E ride. Proviamo. Al lavoro, ragazzi. Esther. Con fiori dappertutto. Che carina. Vediamo cosa riusciamo a fare. Non so di che tipo sia questo Dusclops. Vabbè, sarà Spettro qualcosa. Spettro e qualcos'altro, magari. Pressione. Ok. Ci stiamo facendo pressione l'uno con l'altro? Vabbè, continuiamo. Allora, partiamo con Ipnosi. Vediamo se riusciamo ad addormentarlo. Bravissima Gardevoir. Infatti volevo partire con lei perché non sapevo che cosa mi sarei trovato davanti e volevo addormentarlo, appunto. Psichico. Mentre lui se la dorme. Non vedo l'ora di avere Mega Gardevoir. Ok, lui se la dorme profondamente e andiamo avanti. È 49 la mia piccolina. Quindi è del livello, anzi è troppo bassa in realtà per fare la Lega, però... bravissima. Contro Banette andiamo sempre avanti con la nostra Gardevoir. Tanto non... cioè, qualsiasi Pokémon che ho non va bene. Vai, ancora Ipnosi. Continuiamo ad utilizzare... Insonnia. Molto male. No, oh, pure scottata, purina. Ok. Magibrillio. Ottimo! Mi mette un'altra Banette e io direi che gli faccio un altro Magibrillio.
Vorrei curarle la scottatura, ma visto che attacchiamo per primi, secondo me conviene shottarla così, dato che sappiamo che, insomma, fa un bel danno. Ne ho rancore. Ma tanto sono già scottata. Cioè, la posso solo curare. Però secondo me è meglio se aspetto la fine della battaglia. No, ricarica totale. Vai, magibrillio. Bravissima, un altro brutto colpo. Brutti colpi come se piovesse la nostra Gardevoir. Contro Sebolai gli ho mandato il Manectric. E provo a fargli un tuono. Perché purtroppo la mia piccola Gardevoir non può fare molto. Continuiamo a rimanere con il nostro Manectric. Mi fa pressione. Allora, io a sto punto uso la Mega. Mega, tuono. Vai, forza. Mi piace un sacco Mega Manectric. È proprio figo. Dai, Manectric. Mega Manectric. Come me l'ha evitato? Ma porca. Beh, per fortuna non mi fa troppissimo danno. Vai, tuono. Insomma, e l'abbiamo pure paralizzato. Ottimo. Sciagura. Vai, scarica e lo finiamo. Ah! Mi dimentico sempre che usano ricarica totale. Dai, provaci, scarica. Fa molto meno danno. Però l'abbiamo paralizzato lo stesso. Tuono. No, tuono. Vai, anche se mi sono rimaste poche cariche. E che pizza! Me lo evita. Ma che razza di statistiche di evasione ha sta bestia? O sono io che sono sfortunata? Oh, finalmente. Insomma, finalmente. Anche questo è andato giù abbastanza veloce, eh? Oh, accipicchia. Questa volta ho perso. Mi spiace, Esther. Anche il legame che c'è fra te e la tua squadra è molto forte. L'ho sottovalutato. Ecco perché ho perso. Mi piacerebbe vedere fin dove riuscirai ad arrivare grazie a questo legame. Prosegui nella prossima sala. Alla grande. Prima curiamo i nostri Pokémon di nuovo. Già che c'ero, ricaricato anche i pipì alla mossa tuono. Oh, ok. Ok, ok, ok. Guarda un po'. Gelo, eh? Una bella tempesta che spalanca le porte del prossimo tempio. Ula, mi ha pure ghiacciato il terreno. Vai, Lilian, contro il prossimo nemico. Anzi, allenatore. Chi è questa lady? Benvenuta, sono Frida dei Super 4. Sono giunta a Hoenn da lontano per affinare le mie capacità con i Pokémon di tipo ghiaccio. Ma finora sono venuti a sfidarmi solo allenatori e Pokémon deboli. E tu sarai alla mia altezza? Sarebbe una gioia lottare con te in una sfida degna di questo nome. Frida. Una sfida a chi si congela per primo. Beh, io non ho nessun Pokémon di tipo ghiaccio. Ok, partiamo con Glalie. Vai, Camerupt. Facciamogli vedere quello di cui siamo capaci. Anche se non abbiamo ancora la sua Mega. Lava sbuffo. Ah, schermo luce. Meno male che ho usato lava sbuffo, allora. Ok, beh, con un altro direi che riusciamo a mandarlo a casa, anche se probabilmente utilizzerà cura totale. Invece no. Ok, mi fa grandinare. Ciao Glalie. Wall Rain è un problema. È un problema. Io gli mando Breloom.
Andiamo di Brilum. Magari riusciamo ad avvelenarlo, a fare qualcosa. È un problema perché è acqua ghiaccio. Vai, stramontante. Bora. Swampert. Ma non ho più mosse roccia però su Swampert. Dai, vai Swampert. Lo facciamo finire a lui. Mi dispiace per quel revitalità, infatti non ne ho più. Non ne ho più, mannaggia. Allora, facciamo che intanto revitalizzo... però mi sciotta questo poi. No, vabbè. Allora, revitalizziamo. Pensiamo a revitalizzare il nostro povero Brilum, che è stato mandato subito a casa. E probabilmente lui verrà curato, immaginavo. In carica totale. Vabbè, la grandine non dovrebbe farmi troppo danno. Allora, facciamo una mega evoluzione e terremoto. Il problema è proprio Walrein che mi mette in crisi perché non ho Pokémon in grado di affrontarlo bene. Perché l'attacco lotta di Brilum andava bene, il problema è che poi mi ha utilizzato lui un attacco ghiaccio e mi ha mandato a casa subito. Forza Swampert. Ok, non c'è più schermo luce. Vai, terremoto e lo mandiamo a casa. Ricarica totale. Magari riusciamo lo stesso, se fa un brutto colpo ce la facciamo. No, ok. Per fortuna ha anche smesso di grandinare. Almeno non ci prendiamo tutti quei danni. Ok. Il problema più grosso se n'è andato. Contro il Froslass io tornerei ad utilizzare il Camerupt. Sì, preferisco. Ok, e poi siamo pronti a cambiare. Lava sbuffo. O eruzione addirittura. Lava sbuffo. E basta questa grandine, mannaggia. Continua a farci danni a tutti i Pokémon. Ok, ottimo. Sciottata. E mi mette un altro Froslass. Direi che continuiamo con il nostro camera. Vai, lava anzi, eruzione. No, lava sbuffo. È bastato quello di prima. Nibora. Non è troppo danno, però insomma, me l'ha portato a metà vita. Ok, e anche questo Froslass ci saluta. Mi manda un altro Glalie. E io gli faccio, rimango sempre con il Camerupt e gli faccio una bella eruzione. Proprio adesso, mannaggia. Riproviamo, dai. Non può farlo due volte. Liofilizzazione. Beh, di danno me ne ha fatto, però almeno non me l'ha congelato. Speravo di fargli un po' più danno, sinceramente. Ok, o lo mandiamo a casa adesso. Potrei anche curarmi, in realtà. Forse dovrei curarmi. Sì, dai, curiamoci. Ok, mi serve... però non la super pozione, non basta. Pozione max, vai. Per forza. Con tutta la grandine che c'è stata finora... E qui mi fa un'altra liofilizzazione. Se continua così mi congela. Ha fatto pure un brutto colpo. Ok, non sta più grandinando. Meno male, almeno quello. Vai, eruzione. E basta. Avevo appena detto che era finita la grandine finalmente. E anche questo è andato. Tu e la tua squadra fate scintille. Dici? Il vostro spirito ribolle. Non è facile contrastare il vostro ardore. Non mi sorprende che la mia tecnica basata su mosse di tipo ghiaccio si sia rivelata inefficace. Prosegui nella prossima sala.
Preparati a sperimentare la vera potenza della temibile Lega Pokémon. Vediamo cosa ci sarà nella prossima sala. Non credo sia fuoco. Non ne sono completamente sicura, ma credo sia fuoco. Vediamo un po'. Direi proprio di sì. Assolutamente sì. Sì, definitivamente fuoco. Decisamente. Pronta Lilian? Ho messo primo Swampert. Lo evolviamo con la Mega. Il mio Swampert che ora è livello 60. Sono Drake, maestro del tipo Drago e ultimo dei Super 4. Porca miseria, era Drago. Nel loro habitat naturale, i Pokémon selvatici vivono secondo il loro capriccio. A volte ci causano problemi, a volte ci aiutano. Sai che cosa ci vuole per lottare fianco a fianco con i Pokémon? Se non lo sai, non potrai mai battermi. Cavoli. Devo assolutamente cambiare. Ah, mi manda Altaria. Ok, lui parte con Altaria, quindi. Devo cambiare Pokémon, ragazzi, subito proprio. Io per non saperne leggere né scrivere gli mando Manectric. Sperando che non faccia la mega evoluzione. Drago Pulsar. Bene, ti troverai davanti un Mega Manectric incacchiatissimo con tuono. Se non lo manda a casa questo. Forza Manectric. Facci vedere un bel tuono. Pure paralizzato. Ok, Cotton Scudo. E un altro tuono? Sì, tanto questo è l'ultimo allenatore. Ah, me l'ha evitato. Ah, mi uso un altro Drago Pulsar. Manectric, resisti, ti prego. Riprova, un altro tuono. Oddio! C'è tipo illusione over 9000. Ci voleva qualche Pokémon di ghiaccio. Altaria. Sì, decisamente Altaria. A meno volante. Ed è Drago pure lei. Ultimo canto. Il problema è che mi muore pure lei. Ok. Mi ha fatto confusione. Allora io cerco di fare volo ed andare sopra. Almeno da non far passare un turno di confusione. E che pizza. Ti pareva che mi attaccavo da sola? Ok, a due. E provo a curarla? O vado su? Me la uccido così. Io provo ad andare su. Niente, me la sono ammazzata. Me la sono praticamente ammazzata. Vabbè che tanto sarebbe morta comunque con l'ultimo canto e ora sono contenta di averglielo fatto. Vediamo se sostituisce il Pokémon, ma non credo. E Brilum. Facciamo Brilum e facciamo un seme bomba. Ah, l'ha ritirato! Ah, furbo. Ah, vabbè, non mi è andata così male. Anzi, mi è andata molto bene. Parassiseme.
Ah, evitato. No, geloraggio no! Super efficace sì. Mega assorbimento secondo me non basta. Ci provo lo stesso. Sì, figurati. Non gli ho tolto un cavolo. Un altro geloraggio e a casa. Vabbè, direi che gli mandiamo il Camerapt. Mannaggia, me ne ha mandati a casa tantissimi. Per forza. E lava sbuffo dovrebbe bastare. No, surf, no. Terremoto. No, il problema è che mi fa veramente troppo danno. Quindi o lo mando a casa e magari adesso mi metto a revitalizzare gli altri con calma, o se no la vedo veramente dura. Io contro Flygon gli mando Gardevoir. Proviamo a finire con i Pokémon che abbiamo, senza revitalizzarne altri. Forse ce la faccio. Proviamo. Forza Gardevoir, siamo tutti con te. Ipnosi. E questa dorme. Magibrellio. Mamma mia, vabbè, shotted. Avrei dovuto mandargliela direttamente subito. All'altro Flygon. Continuiamo con la nostra Gardevoir. Io però ipnosi glielo faccio sempre. Perché ho sempre... Ah, levitato, porca miseria, levitato. No, e mo me l'ha confusa. Ipnosi, ti prego. Per una volta mi deve fare un attacco anche se sono confusa. Niente, mai. Non mi fa troppo danno, però ti prego, Gardevoir. Oh, meno male, che ogni santa volta mi tocca usare la bacca. Non ne ho neanche molte poi per togliere la confusione. Mi sa che forse non so neanche se le ho. Sì, qualcosa dovrei avere. Vai, Magibrillio. No, è vero. Adesso mi ero dimenticata però di essere confusa. Vabbè. Come faccio a dimenticarmelo? Facciamo un assorbivacio. Buono. Curati. Si è svegliato e mi usa frana. Però secondo me con un altro sorbibaccio lo mandiamo più che a casa e ci rifulliamo anche. Vai Gardevoir, fai la bravona. Bravissima. Ciao Flygon. Contro Salamence io continuo a tenere lei. E gli facciamo... un Magibrillio. Anzi, partiamo sempre di ipnosi. Stranocchio. Aia. No, me l'ha evitato. Ti prego, riprova. Ipnosi. Dolore, dolorissimo. Oh! Ok. Bravissima. Adesso assorbibacio. Assorbibacio, vai, che Salamence ha parecchia vita. E dobbiamo cercare di ricullarcela. Bravissima. Lo sapevo che questa Gardevoir mi sarebbe stata utilissima. Lo sapevo. Me lo sentivo. E addio anche al Salamence. E abbiamo battuto l'ultimo della Lega. L'ultimo Super 4, anzi. Superbo, non c'è che dire. Devo complimentarmi con te. Sei stata brava ad arrivare fin qui. Sai certamente cosa ci vuole per essere una grande allenatrice. Sì, un allenatore deve avere un cuore giusto. I Pokémon entrano in sintonia con il cuore del loro allenatore. Imparano a distinguere il bene e il male. E così facendo diventano forti. Bene, adesso vai. Il campione ti sta aspettando. Ah,
perché c'è pure il campione. Bene, ma direi proprio che lo affronteremo nella prossima puntata, perché io per il momento penserò a rivitalizzare i miei Pokémon che poverini sono stati devastati dall'ultimo dei Super 4. E ci vedremo al prossimo episodio contro il campione. Grazie a tutti per aver guardato, alla prossima!